Ciao ragazzi, bentornati. Prima di iniziare con questa nuova storia ci tenevo veramente a ringraziarvi di cuore per i bellissimi messaggi che mi avete lasciato sotto il Chi no ci racconta Gianluigi Buffon. E oggi mi avete dato però una responsabilità molto grande perché mi avete chiesto di raccontare la storia di Alessandro Del Piero. L'ho fatto, è venuto bene secondo me come racconto. Questo pezzo di video lo sto registrando dopo, nonostante sia prima del racconto. E nulla, mi auguro con tutto il cuore che apprezziate, però considerando che si parla appunto di Del Piero, mi sembra giusto e doveroso cambiare location prima di iniziare. E come ormai di consuetudine, dobbiamo partire dal C'era una volta, precisamente il 9 novembre del 1974, quando a Conegliano, da mamma Bruna e papà Gino, nasce Alessandro Del Piero che, come la stragrande maggioranza dei bambini, ha un amore speciale verso il calcio. E Alessandro ha la fortuna di allenarsi in due posti diversi, entrambi però della casa. Uno è il garage, dove con una pallina da tennis prova a colpire l'interruttore della luce e inizia sin da subito ad affinare una certa precisione, mentre l'altra è in salotto, questa volta però con una palla di spugna per evitare di rompere i vari oggetti della casa. E forse è proprio qui che Alessandro Del Piero ha iniziato ad avere un amore particolare nei confronti delle punizioni, perché appunto il suo obiettivo era quello di centrare con la pallina da spugna la porta, che in questo caso è una sedia. Però capitava spesso e volentieri che tra la pallina e la sedia ci fosse il divano. E dopo diverso tempo, mamma Bruna si decide, per fortuna mi viene da aggiungere, ed iscrive Alessandro Del Piero ad una scuola calcio, quella della C Conegliano, il paesino in cui Alessandro vive la sua infanzia. Solo che ha una richiesta particolare, quella di farlo giocare in porta, perché effettivamente non si fa male in quanto non prende le botte, non corre, quindi fatica relativamente poco e soprattutto non suda e quindi non si ammala. Però fortunatamente Umberto, quello che poi è diventato il primo allenatore di Alessandro Del Piero, non ascoltò le richieste della madre, perché altrimenti molto probabilmente non saremmo qui a parlare di questa storia. E il ragazzo è forte, segna una caterva di gol, fa delle prestazioni incredibili e al di sopra di quelle dei compagni, tanto che quando Alessandro ha 12 anni, i suoi si decisero a portarlo a Torino, in Piemonte, per fargli fare un provino per il Toro e non per la sua squadra del cuore. Solo che si risolse con un nulla di fatto praticamente, in quanto Alessandro doveva ancora finire le medie, era giovane e Torino era distante. Solo che da lì a poco venne acquistato dal Padova, principalmente grazie ad una persona, Vittorio Scantamburlo. E precisamente questo momento avvenne il 10 novembre del 1987, in una partita del campionato provinciale tra Orsago e San Vendemiano. Vittorio, questo osservatore del Padova, faceva spesso e volentieri su e giù per la regione in cerca di nuovi talenti ed era solito anche scrivere in un'agenda i nomi dei 22 titolari ed eventualmente dei sostituti e in caso di giocatori interessanti e con del potenziale era solito fare degli asterischi, da uno fino a un massimo di tre. E Alessandro Del Piero, in quella partita, come potete anche vedere, prese tre asterischi. Vittorio parlò subito con i dirigenti del Padova di questo probabile talento e nel 1988 Alessandro Del Piero venne acquistato dal Padova. E l'avventura però inizia tra le difficoltà per Alessandro Del Piero, perché per un bambino di 13 anni è molto difficile andare e stare via lontano da casa per molto tempo, soprattutto se sei un ragazzo timido ed introverso come lui, che però fortunatamente in campo è tutto tranne che timido ed introverso. E in quel periodo ebbe un assaggio di quello che poi sarebbe capitato anche in futuro in una partita degli allievi nazionali contro il Milan, quando Alappiani, di fronte a 3.000 persone, fece una doppietta. Solo che quella prestazione lì per Del Piero non fu l'eccezione alla regola. Era la regola e infatti ai piani alti si stavano accorgendo di questo incredibile talento. E come premio, il 15 maggio del 1992, Alessandro Del Piero fece contro il Messina il suo esordio in Serie B. E qualche mese dopo, il 22 novembre, sempre del 1992, fece contro la Ternana il suo primo ed unico gol con la maglia del Padova. E arriviamo al 28 giugno del 1993, quando iniziò una storia meravigliosa.
quella tra Alessandro Del Piero e la Juventus. Storia decisa da un uomo che alla Juventus dedicò e dedica tuttora la sua vita, Gian Piero Boniperti, e in futuro scrisse in un suo libro che quello lì fu il suo ultimo regalo alla Juventus. Per quella stagione però Alessandro Del Piero venne inserito nella formazione primavera, in quanto comunque era un ragazzo giovane, e grazie alle sue giocate però vinse assieme ai ragazzi della primavera il torneo di Viareggio e il campionato. Ovviamente Alessandro Del Piero in quella stagione fece anche delle apparizioni con la prima squadra. Fece l'esordio in campionato il 12 settembre del 1993, per poi tre giorni dopo fare anche il suo esordio in Coppa UEFA contro il Lokomotiv Mosca, e una settimana dopo l'esordio riuscì anche a trovare contro la Reggiana il suo primo gol ufficiale con la maglia della Juventus. E nella stagione successiva, 94-95, Alessandro Del Piero iniziò a realizzare anche i suoi primi sogni da bambino, lo scudetto e la Coppa Italia. E in quella stagione siglò anche un gol che è rimasto nella storia sia della Juventus che soprattutto di Alessandro Del Piero. Precisamente era il 4 dicembre del 1994 e la partita era Juventus-Fiorentina. Una partita molto equilibrata, e infatti il risultato era bloccato sul 2-2, quando a 3 minuti dalla fine Alessandro Orlando si inventò un lancio da centrocampo indirizzato verso l'area di rigore e Del Piero calciò la palla di esterno destro senza mai far rimbalzare il pallone a terra, e il pallone si saccò in porta. Risultato finale: Juventus 3, Fiorentina 2. E la stagione successiva fu cruciale per la carriera di Alessandro Del Piero, in quanto la Juventus decise di puntare tutto su di lui e di lasciar partire Roberto Baggio. E ciò ovviamente fece sorgere diverse perplessità, sia da parte della stampa che da parte dei tifosi, perché effettivamente per quanto Del Piero fosse bravo, fosse talentuoso, era comunque un ragazzo molto giovane e che non ti dava la sicurezza di Roberto Baggio, soprattutto considerando che l'obiettivo della Juventus era la Champions League. In quell'edizione della Champions League però Alessandro Del Piero fece 5 gol nelle prime 5 partite, record poi raggiunto solamente 20 anni dopo da Alvaro Morata. E alla fine, il 22 maggio del 1996, la Juventus alzò a Roma la sua seconda Champions League. E proprio in quella stagione nacque anche il tiro più famoso di Alessandro Del Piero, ovvero il tiro alla Del Piero, che per chi non lo sapesse consiste in un tiro effettuato dal vertice sinistro dell'area di rigore verso l'incrocio del palo più lontano del portiere. La stagione 96-97 sembrò per la Juventus la stagione veramente perfetta, e Del Piero contribuì ampiamente in quella stagione, come per esempio il 26 novembre quando realizzò contro il River Plate in finale di Coppa Intercontinentale il gol decisivo, come per esempio in Supercoppa Europea contro il PSG quando siglò una doppietta e fornì 2 assist per i compagni. Con le sue giocate, con i suoi assist e con i suoi gol contribuì anche alla vittoria dello scudetto, e ancora una volta, per rendere la stagione perfetta, mancò solamente una cosa: la Champions League. Del Piero fece un'ottima prestazione quando subentrò, che tra l'altro appunto entrò a partita in corsa a causa di un infortunio, siglando quello che è uno dei gol più belli della carriera di Alessandro Del Piero. Però Alessandro Del Piero in quell'occasione non bastò e la Juventus perse 3-1 contro il Borussia Dortmund. E una cosa simile capitò anche l'anno successivo, quando la Juventus vinse lo scudetto e perse per la seconda volta consecutiva la finale di Champions League, questa volta contro il Real Madrid. Però, come purtroppo molto spesso accade durante la carriera di uno sportivo, arrivano anche i momenti negativi, e in questo caso si tratta purtroppo di un infortunio. Precisamente era l'8 novembre del 1998, la Juventus era prima in classifica, stava vincendo la partita contro l'Udinese, mancavano pochissimi minuti e c'era un pallone che stava piano piano andando verso il fondo del campo. Però se te sei Alessandro Del Piero, se te sei affamato di gol e di vittoria, te nonostante tutto su quel pallone ci vai. Solo che purtroppo quella volta non andò bene e Del Piero in un contrasto di gioco si ruppe il ginocchio. E quando accadono infortuni del genere molto spesso ti bazzicano per la testa alcuni pensieri che ti portano a fare delle riflessioni a volte anche negative, come per esempio: tornerò ad essere il giocatore di prima, riuscirò a fare meglio di prima, tornerò a far gol. Sì,
Sì, se ti chiami Alessandro Del Piero. E quando rientrò dall'infortunio, Alessandro Del Piero contribuì sia con gol che con assist alla vittoria della Coppa Intertoto. E quando la Juventus vinse quella Coppa contro il Rennes, diventò la prima ed unica squadra ad aver vinto tutte le sei competizioni per club gestite dalla UEFA. E anche nella stagione 2000-2001 Alessandro Del Piero fa delle prestazioni altalenanti, perché fa alcune partite da campione, da Alessandro Del Piero, e in altre partite invece è riconoscibile. Però anche qui, come accadde nel 1994, fece un gol che è ancora nella memoria della maggior parte dei tifosi juventini. Era il 18 febbraio del 2001 e la partita era Bari-Juventus. Anche in questo caso, come nel 94, la partita era bloccata sul risultato di 1-1 e Carletto Ancelotti decise di far entrare Alessandro Del Piero per cercare di sbloccare la partita, e Alessandro Del Piero siglò il gol vittoria ed esultò piangendo, perché purtroppo qualche giorno prima morì Papa Gino. E l'anno dopo, finalmente, dopo 3 anni, la Juventus tornò a vincere lo scudetto, che conquistò anche l'anno successivo, nella stagione 2002-2003, dove però ancora una volta successe qualcosa di negativo, non tanto per Del Piero o per gli altri membri della squadra, ma proprio per tutta la Juventus. E non parlo della finale di Champions League persa contro il Milan, tra l'altro terza sconfitta in 4 finali disputate da Del Piero, ma parlo della morte dell'avvocato Agnelli. E Agnelli e Alessandro Del Piero avevano un rapporto particolare, e nel corso degli anni l'avvocato Agnelli diede diversi soprannomi ad Alessandro Del Piero, uno su tutti Pinturicchio, riferito all'eleganza del gioco di Del Piero, oppure durante l'infortunio gli diede un altro soprannome, Godot, riferendosi appunto all'opera Aspettando Godot, in quanto alla Juventus mancava enormemente un giocatore come Alessandro Del Piero. E per cercare di farvi capire al meglio qual era il rapporto che c'era tra Del Piero e l'avvocato Agnelli, ho deciso di raccontarvi questo aneddoto. Ci troviamo nello spogliatoio e si stava decidendo il nome del futuro capitano della Juventus, e Mr. Lippi fece un referendum all'interno della squadra, e in 22 su 25 scrissero su un foglietto il nome di Alessandro Del Piero. Ad un certo punto però la porta dello spogliatoio bussò, Mr. Lippi andò ad aprire ed era l'avvocato Agnelli, che gli disse: caro Marcello, so che stai decidendo il nome del prossimo capitano, però non c'è bisogno, perché il prossimo capitano sarà Alessandro Del Piero. E Lippi prontamente gli rispose: avvocato, guardi che nome andrò a scrivere sulla lavagna. E sulla lavagna scrisse il nome di Alessandro Del Piero, che ringraziò tutti, abbracciò Lippi e andò dall'avvocato e gli disse: so quanta stima lei abbia nei miei confronti e le prometto che sarò il capitano di questa squadra sino a quando lei vorrà. L'avvocato sorrise e disse a bassa voce ad Alessandro: figliolo, tu guiderai questa squadra ancora per molti anni e credo che quando smetterai di farlo io non ci sarò più, però ti guarderò sempre, mi raccomando. E Alessandro Del Piero abbandonò quella fascia solamente nel 2012. E come spesso accadde nella carriera di Alessandro Del Piero, anche in quell'occasione fece un gol che legò per sempre quella partita alla morte dell'avvocato Agnelli. La partita era Juventus Piacenza del 26 gennaio 2003, quando Alessandro realizzò un gol fantastico di destro su cross di Zambrotta. E arriviamo quindi anche con Alessandro Del Piero all'era pre-Calciopoli, era nel quale la Juventus vinse 2 scudetti e Alessandro Del Piero riuscì a battere il record di colui che lo acquistò una decina d'anni prima, Giampiero Boniperti. Precisamente era il 10 gennaio del 2006, partita di Coppa Italia tra Juventus e Fiorentina, e al 9° minuto di gioco Alessandro Del Piero raggiunse quota 183 e raggiunse Giampiero Boniperti. Però da lì a fine partita Alex siglò altri 2 gol e arrivò a quota 185 e divenne il miglior marcatore di sempre della Juventus. E come abbiamo già visto diverse volte nel corso di questa storia, certi gol riassumono certi momenti. E questa volta la partita in questione è quella del 12 febbraio del 2006 tra Inter e Juventus. E la coincidenza volle che anche in questo caso si trattò di una partita combattuta, anche perché a San Siro non è mai semplice vincere, e a pochissimi minuti dalla fine c'è una punizione pericolosa per la Juventus.
a battere ovviamente, c'andò Alessandro Del Piero, che mise la palla sotto il 7 e mostrò per la prima volta al pubblico di San Siro la linguaccia, esultanza che non abbandonò mai più. E mentre la nazionale stava andando sul tetto del mondo a Berlino, il mondo della Juventus venne completamente stravolto con Calciopoli. Però Alessandro Del Piero, assieme ad altri 5 ragazzi, decisero di non abbandonare questa nave che stava piano piano affondando e decise di affondare assieme a lei, perché poi, quando risorgerà e tornerà a vincere, sarà più bello, ma soprattutto perché un vero cavaliere come Alessandro Del Piero non può abbandonare la sua signora, soprattutto in un momento di difficoltà. E il 28 ottobre riuscì a raggiungere quota 200 gol con la maglia della Juventus nella partita contro il Frosinone, mentre invece nella partita contro il Bari del 20 gennaio del 2007 raggiunse quota 500 presenze in gare competitive con la maglia della Juventus. Nella stagione successiva, nella stagione 2007-2008, la Juventus arrivò inaspettatamente terza e Alessandro Del Piero riuscì ad aggiudicarsi per la prima volta nella sua carriera il titolo di miglior marcatore della Serie A, siglando 21 reti. E in quell'occasione Alessandro Del Piero fu il secondo giocatore in Italia a riuscire a vincere prima il titolo di capocannoniere della Serie B e l'anno successivo il titolo di capocannoniere della Serie A. E per quanto riguarda la stagione successiva, voglio porre l'attenzione principalmente su una partita, Real Madrid-Juventus del 5 novembre del 2008, quando Alessandro Del Piero, grazie ad una partita dir poco fantastica, nel quale fece anche doppietta, riuscì ad ottenere la standing ovation del Santiago Bernabéu. Perché ragazzi, dobbiamo sempre ricordarci che un fuoriclasse è un fuoriclasse ovunque. Una bandiera, una leggenda vivente come Alessandro Del Piero è una leggenda ovunque, in tutti gli stadi d'Italia, d'Europa e del mondo. Perché Alessandro Del Piero è semplicemente per tutti Alessandro Del Piero. E come potrà mai concludersi questo racconto sulla carriera di Del Piero se non con altri tre momenti dell'ultima stagione di Alessandro Del Piero con la maglia della Juventus? Il primo è quello del 25 marzo del 2012 e la partita è Juventus-Inter, dove Alessandro Del Piero riesce a trovare il primo gol stagionale e mettere al sicuro il risultato in quanto ha siglato il gol del 2-0. Il secondo momento, secondo me, è quello più importante, quello dell'11 aprile contro la Lazio, in quanto ancora una volta, per l'ennesima volta, Alessandro Del Piero entrò a partita in corso in una partita bloccata sul risultato di 1-1 e riuscì a fare il gol vittoria su punizione. E dopo quella partita la Juventus staccò il Milan e andò momentaneamente prima da sola in campionato dopo tanti anni. E l'ultimo momento è inevitabilmente il momento più bello, più romantico e sicuramente più emozionante, perché la partita del 13 maggio del 2012 contro l'Atalanta, l'ultima partita in casa di Alessandro Del Piero con la maglia della Juventus. Quella partita finì 3-1 per la Juventus e Del Piero trovò anche il gol. E al 57esimo minuto di quella partita, Alessandro Del Piero venne sostituito e salutò per l'ultima volta in casa sua i propri tifosi che gli facevano i cori e lo acclamavano in lacrime, nella disperazione più totale. Però l'avventura di Alessandro Del Piero con la maglia della sua squadra del cuore non può concludersi così. E infatti io di quella giornata mi voglio soprattutto ricordare la fine, ovvero Del Piero che dopo essere sceso con la Juventus in Serie B alzò per l'ultima volta quella coppa davanti al suo pubblico. E per terminare questa cosa bisogna ritornare all'inizio, quando Alessandro Del Piero entrò per la prima volta nella sede della Juventus e Boniperti lo prese con sé, lo portò nella sala trofei e gli disse: visto quante coppe abbiamo visto Alessandro, spero tu possa contribuire a rendere ancora più grande la Juventus. E Alessandro Del Piero ovviamente contribuì vincendo 8 scudetti, 2 dei quali revocati, contribuì vincendo un campionato di Serie B, una Coppa Italia, 4 Supercoppe Italiane, una Champions League, una Coppa Intertoto, una Coppa UEFA, una Supercoppa Europea e siglando 289 gol in 705 partite con la maglia della Juventus, il record assoluto
della storia del club. E mi auguro con tutto il cuore che abbiate apprezzato questo mio racconto e spero di avervi fatto emozionare, perché Del Piero per me è l'idolo, è il capitano ed è la persona che mi ha fatto innamorare del calcio, come potrete anche vedere qui alle mie spalle. Perché io considero Del Piero una bandiera assoluta, lo considero ancora il numero 10, con tutto il bene che io possa volere a Dybala o con tutto il rispetto che io abbia per Pogba e per Tevez. Per un ragazzo nato a fine anni 90, Del Piero è semplicemente Alessandro Del Piero ed è una bandiera, un dio del calcio. E soprattutto perché quando si parla di Alessandro Del Piero, involontariamente o no, si parla della Juventus.